Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto l'action stile ridanciano, Arma letale, con Mel Gibson e Danny Glover, primo di una serie di 4 pellicole tutte dirette da Richard Donner. C'è molta ironia sullo stile della serie rivale Die Hard, anzi vediamo anche di fare un piccolo confronto. Bruce Willis è arrivato l'anno dopo, Gibson e Glover, cioè nel 1988. Arma letale è uscito invece in Italia nel settembre 87, mentre negli USA a marzo dello stesso anno. C'è anche da dire che entrambe le serie sono prodotte da Silver Picture, Arma letale in coproduzione con Warner Bros., Die Hard coprodotta con la 20th Century Fox. Comunque, Richard Donner, almeno in questo primo capitolo, punta più sull'ironia. L'azione non manca, ma non è ai livelli di Die Hard. Gioca molto sul contrasto tra i caratteri dei protagonisti, cioè Martin Riggs, che è Mel Gibson, e Roger Martagh, cioè Danny Glover. Riggs è depresso dalla morte della moglie e ha tendenze suicide. Martagh, ovviamente, si caga sotto a lavorare in coppia col primo, temendo di essere trascinato nelle sue folli azioni. Tra Gibson e Glover, a me, personalmente, piace di più il personaggio di Mel Gibson, perché il pazzoide cattura meglio l'attenzione dello spettatore. Ma ovviamente i due si compensano benissimo a vicenda. La coppia funziona, motivo per cui hanno fatto 4 film. La trama gialla è molto esile e banale. I due poliziotti dovranno vedersela con la solita banda di narcotrafficanti che prenderanno anche in ostaggio la figlia di Martagh. Poi, oltre alla linea gialla principale, ci sono anche altri piccoli casi risolti brillantemente dai due, in maniera quasi comica. C'è un pazzo che vuole suicidarsi buttandosi da un palazzo, e qui si sono vagamente ispirati a Dirty Harry. Poi c'è una banda di spacciatori da manettare, e un folle che tiene sotto ostaggio una scuola. Tutto al limite del comico. Oltre ai cattivi, gli unici personaggi secondari sono la famiglia di Martagh, cioè la moglie che cucina schifezze, e i figli, tra cui la ragazzina più grande, che è quella che si fa notare di più, si fa le canne e ha una cotta per Riggs. Il film è ambientato nel periodo natalizio, e infatti per i titoli di testa viene scelta Jingle Bell Rock. Ci troviamo a Los Angeles, con Riggs che abita in una roulotte stile americano assieme al suo cane, dove alterna tentazioni suicide a scatti di nervi verso la TV che verrà distrutta con ferocia. Insomma, tipico blockbuster che ebbe meritatamente successo. Un bel film. Mel Gibson è doppiato da Claudio Sorrentino e Danny Glover è doppiato da Glauco Onorato. Ovviamente esiste il cofanetto con i 4 DVD, che ve lo dico a fa. Invece forse tutti non sanno che Mel Gibson ha in cantiere il 5° capitolo della saga e ovviamente farà coppia sulla scena sempre con Danny Glover. Stiamo parlando del 2023, quindi staremo a vedere. Quindi non perdete questo super action anni 80. Per questa volta è tutto, se volete ci sentiamo domani verso le 22, come tutti i giorni, tranne il weekend, perché mi faccio i cazzi miei. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!